pronto ad iniziare la nuova stagione? Sì, sono pronto, mi sto preparando, sono meglio dell'anno scorso, penso di far bene già a San Luis. E mi sono preparato un po' di più e penso di fare una bella volata là. Che obiettivo ti sei posto per il San Luis? C'è una tappa in particolare o qualche obiettivo che ti sei posto? Sì, no, l'anno scorso alla prima tappa sono caduto, che stavo molto bene, sono caduto sul finale, poi ho fatto un quinto alla terza tappa, se non mi sbaglio. Sì, sarebbe la stessa tappa che più adatta a me, perché l'arrivo tira un po' in su e proverò di far bene quella tappa lì. Dopo il San Luis l'anno scorso, condizionato un po' da problemi fisici, dalla mononucleosi, quanto ti ha frenato quello nella prima parte di stagione? Mi ha frenato abbastanza tanto, perché avendo la mononucleosi ho dovuto star fermo quasi 2 mesi, mi sono ripreso poco prima del giro, ma la condizione era molto scarsa, perciò quest'anno spero che tutto vada liscio e arrivo in una buona condizione al giro, se avremo l'invito. Parli del giro, c'è qualche tappa, hai già visto magari qualche tappa particolare? Sì, ho visto solo le tappe del giro, ho visto che sono un po' più tappe per i veloci, un po' di più le tappe per i velocisti, e ci avrò un po' più chance, diciamo. Però l'importante è che arriva l'invito, poi si vede tutto. Che obiettivi ti sei posto in sé per tutta la stagione in generale? E gli obiettivi, diciamo, un po' le classiche del Belgio. Vorrei partire abbastanza bene già dalle classiche, e poi il Giro d'Italia se lo facciamo, magari la Sanremo, perché è una gara che mi piace, non l'ho mai fatta ma mi piace proprio come gara, e poi il finale di stagione punterò sulle classiche del nord e le classiche italiane, poi il campionato del mondo sarà un altro obiettivo. L'anno scorso, comunque, nonostante i problemi e tutto, che bilancio tracci? Mancata la vittoria, un paio di piazzamenti li ho fatti, però magari se c'avevo un pizzico di fortuna, quei 2-3 secondi posti, se erano almeno una vittoria, magari ero un po' più felice. Però mettendo in bilancio che ci ho avuto tutti questi virus, dico che è stata una stagione abbastanza buona. Ho firmato un altro anno di contratto con la Nippo Vinfantini, perciò sono abbastanza contento. Secondi posti, soprattutto sono arrivati nel Giro in Romania, forse tenevi particolarmente lì a vincere? Sì, più che altro perché ero in casa veramente, allora mi sarebbe piaciuto vincere. Ho perso il cronoprologo per 7 decimi, perciò mi brucia un po', però quest'anno mi rifarò. Sì, al Gran Piemonte, a Milano-Torino, sì, ho chiuso con un quarto posto, ma... Sì, quel giorno lì stavo proprio male, perché i giorni prima non ho fatto la Trevali e le altre gare perché non riuscivo a alzarmi dal letto. Quella mattina lì Stefano mi ha detto: ma tu vuoi correre? Ho fatto sì, io voglio correre, anche se avevo la febbre. Allora sono partito messo male, sul finale ero davanti e ho provato di fare una bella volata. Magari se l'anticipavo un po' potevo far meglio, però... Tutto sommato è stata una bella gara. Hai detto già te, l'anno prossimo c'è il mondiale, un mondiale che si adatta un po' alle tue caratteristiche. Con che obiettivo vai? Sì, il mondiale si adatta un po' alle mie caratteristiche. Vediamo, perché non ho mai fatto le gare a metà ottobre, tipo le gare così importanti. L'anno scorso ho finito la stagione all'inizio del novembre. Stavo abbastanza bene, ero in condizione, perciò vuol dire che riesco a portarmi avanti con la condizione. Poi gli obiettivi, fare una bella volata, perché comunque sia la nazionale rumena non è che c'ha tanti corridori. Sarò da solo o al massimo in 3, e non ci avrò tanti ragazzi che mi daranno una mano, però come ha fatto Sagan quest'anno, che ha vinto da solo, si può fare sempre bene anche se da solo in una gara come il mondiale. Nel 2017 saresti soddisfatto se nel 2016 avessi fatto? Almeno 5 vittorie, diciamo. Cioè, quest'anno mi sono posto un obiettivo e spero di arrivare a fare queste 5 vittorie, non nelle garette, diciamo.